Chi è Liliana? Liliana è una ragazza di Roma Nord che da poco abita a Roma Sud, già questo dovrebbe dare un'idea. In arte Maladonna. Maladonna è un nome che è nato con alcuni ragazzi con cui lavoro, con Giacomo Spaconi, anche con i ragazzi delle Coliche con cui abbiamo fatto delle fortunate e divertenti collaborazioni nel web. E chi sono? Liliana è appunto una ragazza che lavora come attrice, non solo, è autrice, e Maladonna è un po' un'immagine di un po' di follia, un po' di divertimento, un po' di forse a volte anche di subconscio di qualcosa che è nell'aria, un po' tra musica, politica e altro. Lo sai che tutto questo un giorno sarà mio? Ma dai, perché vuoi andare a Sanremo? No, io non voglio andare a Sanremo. È Sanremo che verrà da noi. E il mio percorso di studio è iniziato qualche anno fa. Ho studiato recitazione, mi sono anche laureata in arte e scienze dello spettacolo con una tesi di cui vado molto orgogliosa perché su Anna Magnani e su Marilyn Monroe, che sono due figure molto importanti sia di studio che di aspirazione, soprattutto anche come donne. Poi ho studiato per una parte della mia vita a Los Angeles, ho vinto una borsa di studio lì per studiare e recentemente ho concluso uno stage alla Gian Maria Volonté, che è una bellissima realtà di formazione e di studio nell'ambito anche della recitazione. Sanremo per me è come quando sei allo zoo. E ti viene quella fame di arcobaleno. E la mia avventura nel web in realtà è nata veramente solamente come un luogo per dare, per distribuire quello che noi facevamo comunque fra amici. Ecco, invece di fare un video e vedercelo magari a cena tutti insieme, abbiamo detto ok, proviamo a metterlo nel web. Quindi non lo so, io molto, molto timidamente mi sono messa in uno spazio che poi è crudissimo perché nel web basta scrivere un commento, un mi piace, una faccina, un emoticon per poter poi avere il contatto diretto anche con le persone. Sono contenta che quello che mi ritorna è un po' di divertimento condiviso, ecco. Bentornati a una nuova puntata di Liliana Fiorelli Intervista. Abbiamo qui un ospite immenso. Abbiamo Manuel Agnello. Che piacere. Come stai? Male, grazie. Ah, mi dispiace. Beh, tanto da quanto vedo c'è chi sta peggio. Io e il mio gruppo, appunto, con Giacomo Spaconi, con Fabrizio, con Claudio, con tutti i ragazzi come Michela Giraud, Francesco Marioni, siamo un gruppo prima di tutto di giovani professionisti che hanno delle carriere anche autonome e ci siamo ritrovati in dei momenti, in dei luoghi di scambio in cui poter interagire anche nell'ambito web. Però non ci dimentichiamo mai di quello che è anche un rispetto dello spettatore. Cerchiamo di dare sempre il massimo anche nel web e soprattutto nel web. Il web è una bellissima opportunità per poter distribuire in maniera semplicemente magari più rapida, eliminando un po' di quelli che sono dei tempi di produzione, distribuzione, accelerarli un po', scrittura, ideazione, quello che è, di accelerarli un po' di essere un pochino più immediati. Sono Giorgia Meloni. So Giorgia Meloni, giro per stazioni romani, festazioni. So De Garbatella, la grande sorella, da sempre so fascinosa. Te stringo la mano se sei in italiano, vabbè pure se sei egiziano. Progetti futuri sono divisi su due aspetti, diciamo la Liliana più attrice, ci sono delle belle notizie, le teniamo ancora un po' in caldo, e invece nell'ambito web, quindi nel mio canale di Maladonna, nel nostro canale di Maladonna, ci saranno un po' di belle novità nella prossima settimana. Sì. Chi fa la spia non è figlio di Maria, non è figlio di Gesù, All'inferno ci vai tu, brava Virgis, sgasami un 5 stelle. La novità di Maladonna della prossima settimana sarà un ritorno di Virgi, in una chiave anche lei musicale. Potete seguire la pagina di Maladonna su Facebook, c'è anche il canale su YouTube aperto da pochissimo, inizialmente come supporto alla pagina Facebook. E potete fare proposte o dirvi quello che vi piace di più, perché siamo un gruppo anche molto in ascolto con quello che piace, che può piacere. E su Instagram c'è sia Maladonnagram, che è tutto l'ambito un po' più di trasformismo legato al canale, o Lilidonna, che è il mio canale personale, il mio Instagram personale, il mio profilo personale.